Questo è Acido Lattico di Saverio Fattori, un libro unico nel suo settore. Ciao a tutti, oggi vi parlo di Acido Lattico di Saverio Fattori, un libro pubblicato nel 2008 da Edizioni Gaffi. Questo volume rientra nei romanzi noir ed è lungo circa 160 pagine. Saverio Fattori è uno scrittore, ha scritto diversi romanzi, l'ultimo dei quali è stato pubblicato poco tempo fa da Marsilio, Fintapelle, ed è soprattutto uno sportivo. È un amante dell'atletica, è un amante della corsa e conoscerete sicuramente anche i suoi editoriali su Correre. Che ne penso di questo libro? Leggerete il libro di Fattori? Non potrete non pensare ad Atleti senza valore di Sandro Donati. Come potete immaginare, è un libro che parla di doping, o comunque un libro dove il doping fa da sfondo per raccontare e presentare il mondo dell'atletica. L'eccellenza atletica è un capolavoro che attende solo di essere inquinato da variabili che occorre domare. L'impegno e la disciplina, il controllo sulla propria vita nel raggiungimento della perfezione sono estenuanti, possono portare a tic e ossessioni. Il ricorso alla chimica farmaceutica si rende necessario, nessuna truffa è indispensabile per il recupero di allenamenti massacranti. In generale, la vita di un atleta di alto livello è piuttosto triste. La felicità è rara. Al massimo una buona gara allenta solo la tensione. 120 uova sbattute al muro. Quelle che non si rompono diventano pulcini di campione. Il resto è frittata. Iscritti alla maratona di New York nelle mani di astuti tour operator. Questo è Acido Lattico di Saverio Fattori, un libro unico nel suo settore. Di cosa parla questo libro? Questo è un libro crudo, è un libro molto vero, è un libro scomodo, è un libro scomodo. Il protagonista, Claudio Seregni, è un atleta che si sta allenando per centrare le Olimpiadi di Pechino 2008. Per realizzare il suo obiettivo è disposto a tutto, anche a ricorrere al doping. All'interno di questo libro non ci sono personaggi positivi. È un libro dove la narrazione si snoda tra personaggi. Questo è un libro dove non ci sono personaggi positivi. Tutti i protagonisti e anche i protagonisti secondari sono personaggi faticosi, abbruttiti dalla vita e soprattutto abbruttiti dai fallimenti. Secondo me il tema centrale del libro di Fattori è il fallimento. Il fallimento che è sempre dietro l'angolo nell'atletica, perché c'è sempre qualcuno che va più veloce di noi, come d'altra parte succede anche nella vita. È un libro che racconta di tanti fallimenti, fallimenti sportivi e umani, per esempio di Claudio Seregni, il protagonista centrale, ma anche delle persone che gli gravitano intorno, i suoi allenatori, la sua compagna, tutte le persone che lui incontra e con cui si interfaccia. Sono tutte persone abbruttite e fallite, fondamentalmente. Sono persone che nella vita non sono riuscite a realizzarsi pienamente, seppure probabilmente fanno quello che hanno scelto di fare e hanno inseguito che hanno scelto di fare. Un aspetto secondo me di estremo interesse è che le uniche persone che sembrano redimersi all'interno di questo libro sono coloro i quali accettano il fallimento, lo digeriscono, lo metabolizzano e lo lasciano così alle spalle. Gli unici spiragli di luce all'interno del volume sono atleti che, accettando i loro limiti fisiologici, scelgono di fare altro, riuscendo a trovare dei bricioli di felicità nella vita. Chiaramente non è un libro semplice, è un libro scorrevole, sicuramente un libro scorrevole, ma è un libro crudo, un libro che fa male, è un libro che arriva nelle budella. E se amate lo sport, credo apprezzerete quanto Fattori dice.